giorno dopo l'addio al Quirinale, Giorgio Napolitano non ha alcuna intenzione di fare il pensionato da senatore a vita, va nel suo studio di Palazzo Giustiniani per continuare la sua attività politica. Già al lavoro? Guardi, è un giorno normale. Come è andata la sua vita? Palazzo Giustiniani, grazie. Va già a lavorare, neanche un giorno di riposo. Va già a lavorare, neanche un giorno di riposo? Vado a fare l'indispensabile, grazie. Dopo 9 anni vissuti intensamente, è difficile staccarsi dalla passione di una vita, anche se iniziano a tracciarsi i primi bilanci del doppio mandato di Napolitano. Sì, il presidente Napolitano è riuscito ad affrontare bene tutti e 3 i periodi in cui possiamo distinguere la sua presidenza. Un primo periodo quando si è trovato di fronte a 2 governi scelti dagli elettori, il governo Prodi e il governo Berlusconi, quindi il suo potere era ridotto. Poi ha affrontato bene la fase dell'emergenza in cui il suo potere si è espanso per l'implosione della maggioranza di Berlusconi e poi ha gestito anche bene la fase della sua rielezione quando ha premuto perché il Parlamento adottasse delle riforme in modo tale da rendere meno necessari interventi di supplenza del Presidente della Repubblica. Di certo l'uscita di scena di Napolitano lascia un vuoto politico che andrà colmato e se il Toto Presidente è un gioco che ci farà anche divertire nei prossimi giorni, la domanda centrale tuttavia resta: che tipo di capo dello Stato serve all'Italia? Io credo che ancora abbiamo bisogno di un presidente politico, perché io non credo che il paese sia ancora fuori dalla bufera e credo che le istituzioni italiane siano ancora fragili. Naturalmente oggi rispetto a un paio di anni fa c'è una figura che comunque riesce a tenere insieme il sistema politico, che è quella ovviamente di Matteo Renzi, però le istituzioni rimangono deboli e quindi potremmo abbastanza rapidamente rientrare in una situazione di difficoltà.